Avevano 2 minuti di tempo per presentare. Buon pomeriggio, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Tre argomenti, insomma, abbastanza simili tra di loro in questa puntata, perché insomma, parleremo comunque di scuola, nel senso che nella terza parte ci sarà il professor Marco Fernandelli dell'Università di Trieste, con il quale parleremo del progetto Dictinna. Nella seconda parte, invece, se i miei appunti sono corretti, parleremo di una scuola dove si insegna alle persone di una certa età come ci si muove su internet, quindi insomma anche questa per certi aspetti è scuola, laddove invece nella prima parte siamo in compagnia della professoressa Clementina Frescura, che è il dirigente scolastico del Volta. Buonasera professoressa, grazie per essere tornata a trovarci, e con Alex Deste, che frequenta il quarto anno di elettrotecnica, si Esatto, dice sì. giusto, sempre al Volta, e che ha fatto parte di una spedizione, insomma, di un Un gruppo gruppo. di studenti, una ventina Sì, una ventina. di studenti della Volta, che ha partecipato ad un'iniziativa collegata al JEC. Che cos'è il JEC? Il Che JEC non è Jack Lemmon, no, ma. è un congresso mondiale dell'imprenditoria che viene organizzato dal 2009 in diverse città del mondo. Nel 2009 la prima edizione si è svolta a Kansas City e poi a Dubai fino ad arrivare a Mosca l'anno scorso e in Sudafrica l'anno prossimo. Questo a Milano, non mi pare, non Questo è so se l'ho successo a detto. Milano, sì. E, come avete incontrato, diciamo, questa opportunità? Ci è arrivato l'invito del Ministero. Il Ministero ci ha individuato una ventina di scuole, 25 scuole d'eccellenza, hanno definito a livello nazionale. Noi abbiamo avuto l'onore di far parte di questo gruppo di scuole. Ci hanno chiesto di portare 5 persone adulte, quindi sono andata io e 4 professori, e poi una ventina di studenti, anche loro eccellenti, per cui insomma, abbiamo rappresentato l'istituto in un'iniziativa che è stata molto interessante. Anche una responsabilità non Sì, indifferente, insomma, certo. perché Cercavamo di rappresentare la scuola, di far bella figura,
Quindi speravamo di vincere così per far bella figura alla scuola e anche alla città. Perché poi peraltro una volta a Milano, no? Una volta quindi, voi siete stati anche divisi in piccoli gruppi, quindi non avete lavorato, se ho capito bene, come scuola, avete lavorato con altre scuole. Il Ministero ha organizzato 64, erano giusto, erano 64 tavoli e questi 64 tavoli erano composti in modo misto da vari studenti, studenti che venivano da diverse scuole d'Italia e quindi avevano una diversa formazione, un diverso background e tutti erano guidati da uno o da due adulti e professori e dovevano in qualche modo lavorare su un argomento che veniva dato. Il Ministero ha dato sei diversi argomenti a tutti i tavoli, suddiviso per i tavoli, quindi 10-12 tavoli lavoravano su un argomento e hanno dovuto veramente lavorare in modo intenso per produrre qualcosa, un progetto innovativo su quegli argomenti. E poi c'è stata la selezione, la presentazione del Quindi, lavoro svolto. insomma, c'è stato ideare il progetto, pensarlo, insomma, metterlo, presentarlo, che poi è la cosa forse per certi In due aspetti minuti, più. sì, in due Ah, quindi minuti. presentarlo in 2 minuti ed esporlo, quindi, eccetera. Qual è stata la parte più semplice, e qual è stata quella leggermente più impegnativa, insomma? Allora, la parte più semplice non so neanche se c'è stata, cioè le parti più difficili sono stato l'inizio, cioè cercare un'idea, trovare un'idea da cui partire, da cui dopo sviluppare tutto il progetto. E dopo il lavoro che ho toccato a me è stato anche quello di esporre il progetto in 2 minuti alla giuria e quindi è stato insomma così, era un po' sotto la pressione che bisognava parlare davanti alla giuria, Che non è di non semplice, insomma. sbagliare tutto. Quindi dopo ci ho parlato, sono riuscito a fare bene, a spiegare l'idea, ha colpito, è piaciuta e abbiamo vinto. Con chi avete lavorato insieme, cioè con studenti che venivano da dove? Sì, erano gruppi misti, io ero un gruppo con un mio compagno di classe e con due studenti di Lecce. Vedi che il nostro era un gruppo sfortunato. Sì. Come? Era un gruppo piccolo, cioè i gruppi dovevano avere mediamente 8 studenti per gruppo e noi ne avevamo 4, c'erano gruppi con 12 ragazzi, per cui ci si chiedeva, insomma, 12 cervelli lavorano laddove devono lavorare in contemporanea 4 cervelli dall'altra parte. Ci sentivamo molto soli, devo dire. Però Esatto. i ragazzi delle volte erano distribuiti Diversi. in E il diversi tuo compagno gruppi. come si chiama così? Lorenzo Sersian. Ok, perfetto. Che E avete parlato, il vostro progetto ha argomento. riguardato cosa? Noi avevamo, per appunto c'erano vari argomenti, noi ci è stato assegnato Food Education, che quindi bisognava parlare dell'alimentazione nelle scuole. E noi in Come particolare, migliorarla, no? per come migliorarla, noi in particolare abbiamo pensato per fare una cosa diversa dagli altri, di non parlare del cibo, ma di parlare dell'acqua, che comunque fa parte dell'alimentazione ed è un settore molto importante. L'idea era quella della distribuzione, come migliorare la distribuzione e in qualche modo suggerire le scelte migliori in campo alimentare agli studenti. Gli argomenti erano di vario settore, c'era chi doveva occuparsi del rapporto con il territorio per diminuire la dispersione scolastica, chi doveva occuparsi invece di migliorare un momentino la gestione degli spazi della scuola, quindi insomma c'erano le idee che sono venute dai ragazzi sono state molto, molto originali, molto belle, ovviamente dovevano essere innovative, dovevano essere nuove, dovevano dare così, essere pensate in modo diverso da come fa Da come si l'adulto, da fa? come facciamo noi adulti. Ma Mediamente. quando si parla per esempio di distribuzione del cibo, adesso io vado un po', come si dice, con la manera, nel senso, significa tipo mensa o è una cosa completamente diversa? Sono io proprio che ormai Dalla sono. mensa ai distributori automatici in qualche modo, Ho no? capito. L'idea era quella di introdurre qualcosa di nuovo pensando proprio con spirito E imprenditoriale. come vi è venuto in mente poi l'acqua, appunto, come in che senso? Abbiamo proprio, ognuno ha pensato a qualche idea, ce le siamo spiegate a vicenda, abbiamo trovato questa idea che secondo noi era quella vincente, quella un po' migliore, diciamo, e allora abbiamo pian pianino abbiamo sviluppato questo progetto, abbiamo avuto varie idee, alcune bocciate, alcune approvate, e finché dopo in tutte queste ore di lavoro, che cioè, è stato molto lungo, tutto un intero pomeriggio, tutta un'intera mattina, siamo riusciti ad arrivare a fare questo progetto che per l'appunto riguardava la distribuzione dell'acqua nelle scuole. Ok, e adesso cosa hanno vinto? Perché hanno vinto, La insomma. cosa interessante è che su 6 gruppi finalisti, 3 gruppi avevano come
componenti i ragazzi dell'istituto. Quindi 6 ragazzi su 20 che ne abbiamo portati hanno vinto il fatto di portare questo progetto all'interno di un'azienda che è un acceleratore d'impresa sostanzialmente, e vedere di lavorarci durante l'estate, lavorare un periodo in azienda per cercare di sviluppare il progetto, di approfondirlo e vedere se poi può funzionare. Ovviamente lavoreranno all'interno di una realtà imprenditoriale dove le start-up portano avanti i propri progetti, quindi sarà un'esperienza, penso, assolutamente interessante. Voi tocca Venezia, no? Sì, qua vicino a Venezia. Voi tocca Venezia. Poi parliamo dopo anche dell'estate a scuola, perché insomma è una cosa che mi ha dato, vabbè, lasciamo perdere. Questo tipo di iniziative, no, professoressa? Sì. Io devo tornare sempre, un po' mi dispiace, ma oggi sarà una puntata dove dovrò molto tornare indietro ai miei anni scolastici o universitari. Questo tipo di iniziative. È logico che tempo fa non c'erano, no? Da noi, certo. Quando andavo a scuola io, figuriamoci, insomma, si andava ma da nessuna parte in pratica. Una scuola deve saperle cogliere oppure sono alla portata di tutte le scuole che abbiano voglia di mettersi, anche di mettersi in gioco per certi aspetti? Diciamo che le opportunità per le scuole sono tante e le scuole effettivamente possono mettersi in gioco in modo significativo. E dopo si tratta un pochino anche del contesto di contorno, voglio dire l'ambiente. L'ambiente è fatto di aziende, l'ambiente è fatto di stimolazioni anche di rapporti. Laddove c'è un mondo, un'imprenditoria, dove c'è un mondo di produttivo, aziendale, ricco, vivace, che crede nella scuola proprio come, come dire, elemento formativo che poi in qualche modo risulta di vantaggio anche a loro, voglio dire entrare, sì, in qualche modo, sì, nella scuola, sì. Allora effettivamente c'è la possibilità che la scuola cresca insieme alle aziende. Laddove invece c'è scarso sviluppo, scarsa produttività, il retroterra non è quello, diventa tutto più difficile. Quindi la questione è anche, adesso non vorrei usare il termine socio-economico, insomma, che riguarda molto anche il contesto di capacità socio-economico della scuola di inserirsi in un contesto, sicuramente, perché senza la capacità della scuola non è lì la capacità, non può essere la capacità del dirigente scolastico, lì ci vuole il gruppo dei docenti, ci vuole l'ingegnere, ci vuole l'architetto, ci vuole, sì, certo, il docente che ha rapporto con il mondo la del scuola lavoro. In toto, ecco, esatto, voglio dire. La scuola in toto che crea sinergie. È più semplice per un certo tipo di istituto scolastico. Voglio dire, è logico che un istituto come il Volta è più, no, insomma, sì, ha più facilità di intercettare determinate imprese per la sua stessa mission, sì, insomma. È un ragionamento che ha senso, oppure volendo qualunque, oppure volendo, mettiamola così, ci sono possibilità per qualsiasi tipo di scuola di entrare in questo... Le scuole che forse fanno più fatica a inserirsi in questo contesto sono evidentemente i licei. Ci sono dei licei che agganciano al mondo del lavoro con degli stage, perché comunque è un'esperienza formativa e c'è qualche liceo che ci crede, c'è invece qualche liceo che rimane più su un piano teorico, quindi di maggior distacco, pensando che i propri studenti magari volendo perseguire un titolo di studio universitario in qualche modo rimandano un momentino il discorso del rapporto col mondo del lavoro. È ovvio che se abbiamo un'azienda tipo Fincantieri pesca da certi tipi di scuola. Gli istituti professionali mediamente si rivolgono più al mondo dell'artigianato, alla piccola impresa, ma in qualche modo referenze io vedo che se ne trovano. Ci sono stati anni più difficili negli anni passati, adesso in qualche modo anche c'è una riapertura delle aziende che sono forse un pochino meno in difficoltà di qualche anno fa e quindi accolgono più volentieri i ragazzi. Senti, io ero al Volta, credo, cos'era, ad ottobre, quando avete inaugurato sì, nuovi laboratori. Delle aule nuove, eccetera, sì, laboratori. E mi sono piacevolmente, mi tocca ripetermi, io ho passato i 5 anni del mio liceo al Dante in maniera splendida, devo dire la verità. Uh-huh. Si andava a scuola addirittura per divertirsi delle volte, tanto si andava, succedeva così, eccetera. E devo dire la verità che sono rimasto piacevolmente sorpreso anche dal vedermi, perché glielo ho già detto. Sì. Senso di squadra. Quel senso di squadra, no? Che c'è, le maglie, c'erano dei, sì,
Questo era bellissimo perché c'erano degli studenti che ci portavano in giro, ci facevano vedere delle cose, eccetera. E mi sembrava un po' di tornare quando ero a scuola io, cioè sentivo, adesso poi va bene, sentivo un ambiente dove gli studenti erano fieri di far parte di quella scuola. Adesso, al di là che poi dopo è logico, magari pesco uno che per motivi o per l'altro, Certo. però c'è un senso di appartenenza alla propria scuola che poi in qualche modo, come dire, che non finisce con i 5 anni. Sì, diciamo che comunque far parte di questa scuola, cioè io penso che io come tutti gli studenti del Volta abbiamo deciso di andare in questa scuola sapendo che non è una scuola facile e tutto, quindi far parte di questa scuola comunque ci si sente come se, sì, come diciamo una grande squadra, insomma, come tutti ne facciamo parte, rappresentiamo il Volta e diciamo sì, Piace, ma senso di sì, squadra. Senso di squadra, diciamo. in classe quanti siete? In classe siamo 14. Sì, Tutti maschi? tutti maschi. Quante sono le femmine? Sono poche. Una Sì. trentina adesso. Su? E su 700, non è che sono tante, ma insomma, sono cresciute negli ultimi anni. Devo dire che sono ragazze di grande personalità, Vabbè, no, molto femminili, devo dire, non è la donna con la tuta, che insomma in qualche modo perde di femminilità. Assolutamente, sono molto femminili e anche molto coccolate, devo dire. Ah, c'è questo. Vabbè, sì, Beh sì, posso essendo in immaginare. poche le trattiamo coi guanti d'argento. Tu sei in In quarta. quarto, esatto. Stai già pensando poi ad un percorso futuro oppure è troppo presto? Vuoi pensarci con tranquillità, con calma? No, penso già di aver deciso, diciamo, alla fine degli anni di studi qua al Volta, vorrei subito andare a lavorare. Perché comunque da quello che mi raccontano anche gente che ha finito il Volta e comunque ti indirizza bene verso il lavoro, riesci a trovare più facilmente anche rispetto ad altre scuole, quindi secondo me dopo questi anni posso già iniziare a cercare e sono abbastanza convinto che il Volta mi aiuterà a trovare un lavoro. C'era fino a qualche tempo fa, immagino, la tendenza, voglio dire, comunque a considerare anche un istituto come il Volta come propedeutico all'università, voglio Sì. dire, immagino che poi un po' ragionandoci sopra, forse anche un pochettino con la crisi occupazionale, eccetera, forse si è tornati all'idea che ci siano delle scuole che una volta finito di frequentarle, ti danno già una spinta verso il mondo del lavoro. Si è tornati a ragionare in questo Ma modo? O forse non si è mai smesso di ragionare in questo modo? O forse, mi scusi se ancora, sì. o forse chi è saggio non ha mai smesso di ragionare in questo modo? Diciamo che la crisi occupazionale in qualche caso ha anche prolungato gli studi, nel senso che si evita l'immediatezza, no? Del Sì. problema e qualche famiglia sceglie proprio il percorso lungo senza grandi paure, nel senso che rimanda anche il problema dell'inserimento nel mondo del lavoro. C'è questo e c'è quello. Chi esce dal nostro istituto riesce ad andare elegantemente all'università senza problemi. Abbiamo ragazzi che hanno fatto il percorso di giurisprudenza, ragazzi che hanno fatto Addirittura. lettere, ragazzi che hanno fatto medicina, ragazzi ingegneria, ovviamente architettura sono le facoltà più gettonate, fisica tra i nostri ragazzi, però anche l'università si distinguono perché al di là dell'approccio teorico sono anche capaci di attività laboratoriale, di quella mentalità e forma mentis pratica che permette loro proprio così, il passaggio dalla teoria al laboratorio. Immagino che per voi siano già incominciati gli orientamenti post-diploma o si fanno in quinta? In No, si fanno in quinta. quinta Sì, ancora. abbiamo aperto anche alle quarte, poi non tutti i ragazzi sono venuti, abbiamo fatto con ingegneria dell'informazione, abbiamo fatto delle sessioni a tema, di conferenze a te, conferenze, poi erano dibattiti con i ragazzi a tema, no? Venivano trattati gli argomenti, poi i ragazzi venivano in qualche modo coinvolti, era aperto anche alle quarte, qualche Diciamo che ragazzo comunque la quinta ha già è cominciato a il momento frequentare. in Sì, cui certo. si deve. In quarta uno può incominciare a farsi Sì, un'idea. sì, Ecco, sì. insomma. Adesso veniamo a una domanda che io ho qua da parecchio tempo ed è questa storia delle vacanze. Lo faccio a tutte e due. Questa storia delle vacanze estive. Il ministro del lavoro
in un momento in cui probabilmente non aveva altro di cui occuparsi, è venuto a dire che gli studenti italiani, lo sappiamo insomma, no? Fanno troppe vacanze d'estate, e ha proposto che determinate, che un certo periodo sia dedicato appunto a stage e cose del genere, dimenticando uno che esiste già questa possibilità, certo, perché so che ci sono delle scuole che lo fanno, eccetera. Due, che se poi si va a vedere il, come dire, il, ho letto su internet il numero di giorni effettivi che di scuola, insomma, tutto sommato siamo là, se non addirittura forse in Italia si va a scuola di più che in altri paesi. E le vacanze estive, il blocco di vacanze estive dipende anche da altre questioni, tipo non so, il clima e tutta una serie di cose. Per due giorni però è valsa di nuovo questa idea, A, che gli studenti italiani non hanno voglia di far niente, B, che anche gli insegnanti hanno 3 mesi di vacanze all'anno, eccetera. Voglio dire, se uno legge queste dichiarazioni, questa è l'idea che si fa, no? Poi gli addetti ai lavori sanno che non è così. Al di là di tutto le altre, vogliamo precisare un attimino che per gli insegnanti le vacanze, io non ho né parenti né altro che sono insegnanti, quindi non mi interessa. Non ho un interesse diretto. Non ho un interesse diretto, eccetera. Ho degli amici che sono insegnanti e ho un'amica che è insegnante a 56 anni, questo è un altro problema, alla quale ho chiesto dove insegni quest'anno, e mentre quest'anno insegno fra il Petrarca e il Dante, e l'anno prossimo non so. Mi sembra che il ministro del lavoro potrebbe occuparsi più di questo tipo di problemi che di altro. Ma al di là di questo, diciamo che i docenti hanno 32 giorni di ferie all'anno, e di questi 32 giorni di ferie all'anno molti non riescono a fruirne durante l'estate. Se non ne fruiscono, non è che possiamo trasformarlo in termini economici, cioè ci sia il compenso economico per le ferie fruite. Tipo, okay. Ecco. Il problema è che vabbè, a Natale e Pasqua effettivamente hanno quel po' di giorni in più rispetto magari al lavoratore di altri settori, perché le lezioni sono sospese, però non è detto che non si facciano riunioni o non ci siano iniziative in quei giorni che riguardano solo i docenti. In estate, tra gli esami di maturità e gli scrutini finali, i corsi di recupero, sono esami, sono prove integrative finali, perché in giugno, quando un ragazzo non ha sufficienza in tutte le discipline, si sospende il giudizio, e il giudizio viene poi completato alla fine di agosto con le prove integrative. Quindi in noi ci ritroviamo il 26 di agosto, tutti i docenti sono a scuola il 26 di agosto, con una sofferenza fisica pazzesca, perché fa un caldo nelle scuole che è micidiale. Il caldo che soffriamo per fare gli esami di Stato, sarà che io sono abituata che tutto sommato un po' di aria condizionata negli uffici ce l'abbiamo, ma quando scendi nelle aule e facciamo gli esami di Stato siamo tutti quanti alla caccia, alla ricerca dell'aula un pochino più fresca, e quindi si fanno gli esami nelle palestre, pieno giro d'aria, perché c'è un caldo che è infernale, perché l'esposizione è sempre al sole, per via, ci vuole luce, i ragazzi hanno bisogno di luce per esempio la morosa di mio nipote, non quello che fa il volta di un altro, è norvegese, e questa ogni 2 per 3 è in giro, perché loro hanno poi delle ferie molto particolari. Ma anche in Germania hanno un sacco di ponti lunghi. Quindi anche la raccolta delle patate, una volta, questi, quando si fa la raccolta delle patate, si fermano dipende appunto da paese a paese. Invece voi questa cosa qua probabilmente non vi sarà passata neanche per l'anticamera del cervello di preoccuparvi di quello che dice il ministro, però insomma non credo che faccia tutto sto piacere, insomma, perché... Comunque da studente, penso come qualsiasi studente, ovviamente è d'accordo con questa idea che è venuta fuori, lasciando perdere proprio il fatto di 3 mesi di vacanza in cui comunque ci si diverte con amici e tutto. Comunque, riprendendo il discorso di prima, tanti corsi si fanno anche durante l'anno. Poi comunque abbiamo, per chi è rimandato a fine agosto, ha comunque bisogno di tempo per ripassarsi tutte le materie, dato che deve studiarsi tutto il programma di tutto l'anno, deve anche aver bisogno di tempo
per studiarlo, e quindi io da studente direi che secondo me non è per niente giusto, però sì, dopo e poi i nostri vedremo. Ragazzi fanno già l'alternanza scuola-lavoro, non cioè fanno già gli stage estivi, quindi quelli impegnano già significativamente, sono in tanti che lo vogliono fare. Abbiamo un gruppo di ragazzi che andrà in Inghilterra, un gruppo che andrà in Germania e stanno via 5 settimane. L'alternanza scuola-lavoro si fa durante l'anno scolastico, gli stage si fanno in estate, per cui chi vuole riesce comunque a lavorare in estate. E questi che magari se si informassero prima, laddove invece... È che dovrebbe essere portata avanti un'altra politica nei confronti degli stage e dell'alternanza, perché è ottima come iniziativa, è giusto che i ragazzi entrino in contatto col mondo del lavoro, è molto importante. È importante per i ragazzi perché acquisiscono proprio un pochino l'idea di cosa li aspetta. Sì, certo. Quindi anche quando tornano a scuola poi tornano con molta più voglia di studiare, perché l'inglese si sono accorti che è fondamentale, ad esempio, no? La teoria si sposa con la pratica, col fatto di doverla poi applicare nel mondo del lavoro, la teoria delle materie tecniche o della matematica. E dall'altra parte però bisognerebbe che le aziende fossero in qualche modo stimolate a questo discorso, quindi se è un discorso di sgravi fiscali, di incentivi, non lo so, perché il mio lavoro non è la politica, insomma bisognerebbe che in qualche lei modo ci fosse un ritorno. Lei ha la fortuna che abbiamo soltanto meno di 2 minuti, sì, per la domanda, invece per l'altra domanda che... No, perché questi discorsi che si sentono su riforme delle scuole, ogni anno c'è una riforma della scuola, eccetera, e poi non sembra che sia cambiato più di tanto. Ma voglio dire che dove dovrebbe andare una riforma seria della scuola? Cosa c'è ancora da completare nel quadro della riforma? Perché la riforma in qualche modo è già operativa, nel senso che siamo arrivati in quinta. Adesso si tratta di mettere a punto tutta una serie di questioni critiche, prima di tutto l'esame di Stato. Cioè i nostri ragazzi hanno un esame di Stato per il quale adesso è stata cambiata la seconda prova, non sappiamo come, perché è scritto tutto in modo molto che mette anche un pochino d'ansia, devo dire, perché c'è tutto e niente nelle frasi del Ministero, come le hanno scritte. Ma non manca, manca non abbiamo fatto, sì, però non sappiamo, non abbiamo nessuna prova scritta, nessun esempio di prova scritta, i ragazzi si avvicinano alla... Mi perdoni che questo adesso mi fa ancora girare ancora di più, cioè c'è la prova scritta principale che è la tema prova d'italiano, quella non è rimasta invariata, arriva la traccia da Roma e quindi, le tracce. La seconda, che sarebbe appunto, non so, latino o greco per i classici. Sì, o le materie tecniche per i nostri, certo. Non si sa cosa sarà. Non si sa come sarà strutturata, perché adesso la valutazione deve avvenire per competenze. È scritto che in qualche modo vengono prese in considerazione anche gli aspetti applicativi pratici. È scritta in modo tale, viene presentata in modo tale per cui non siamo riusciti noi a capire che tipo di esercizio ci sarà. Ci saranno poi delle domande finali, ma il tipo di esercizio non l'abbiamo capito. Stanno programmando delle simulazioni a Roma, simulazioni che verranno proposte però alla seconda prova dei licei scientifici. Per gli studi tecnici non c'è nessuna simulazione, per cui voglio dire è una prima volta per quale i nostri ragazzi sono un pochino così. Allora voglio dire accompagnarli un momentino di più questi ragazzi non sarà bene. Io pensavo che lei mi tranquillizzasse un pochettino. No, ma dopo si farà, dopo faranno, dopo i nostri ragazzi sono più bravi di quello che ci immaginiamo, sì, però non è, hanno però non capacità. Però c'è quell'attimo di disagio quando c'è la novità andrebbe accompagnata un pochino per gradini, l'abbiamo saputo quando era marzo, febbraio. Yeah. Come veniva modificata la prova. Niente, la prossima volta che mi chiedo la tempistica scusa, se lo un dico, pochino stretta. Se lo dico davanti a lei, ma la prossima volta che scendono in piazza vado anch'io con loro. No, vabbè, ma non è. È questione di anche di sapersi rapportare alle difficoltà. Ma è una difficoltà che affrontiamo con una certa serenità. Allora, io soprattutto ringrazio. Se si è consapevoli di aver lavorato. Esatto. Questo è sempre un altro discorso. Però allora io ringrazio la professoressa Clementina Frescura, che è la dirigente dirigente scolastico dell'Istituto Volta, e Alex Dest, che frequenta il quarto anno di elettrotecnica. In bocca al lupo adesso per il rush finale. Grazie. E poi buone vacanze. Insomma. Grazie mille. E buon lavoro anche perché tu devi andare a Venezia quantomeno. Sì, infatti, una settimana. E grazie ancora professoressa per essere stata con noi. Dopo la pubblicità parliamo, se i miei appunti sono giusti, di nonni che studiano internet. Seconda parte di Trieste in diretta, ci ho azzeccato con l'argomento perché qua
Bisognerebbe sempre essere sicuri di quello che si dice, delle volte si parla per sentito dire. Siamo in compagnia di Claudio Mitri, che è vicepresidente dell'Associazione dei Banfid. Buonasera, grazie per essere tornato a trovarci. Buonasera, buonasera a Con il tutti. quale parliamo anche, ma non solo, di questa iniziativa che mette assieme, diciamo così, nonni e nipoti, comunque insomma, diversamente giovani e diversamente E vecchi, giovani veri. giovani veri, per imparare, insomma, così, per insegnare alle persone anziane ad addentrarsi meglio in internet, eccetera. A me secca fare, come si dice, parlare di fatti personali, però in questi giorni sto insegnando a mia mamma Aiuto. come si usa il tablet. E devo dire la verità che dopo un inizio abbastanza disperato, perché mia madre, essendo stata anche ragioniera, quindi era abituata a battere a macchina, quindi i tasti li Ti trova pigia, subito. sì, no, ma poi fraca, come se, ha detto no, devi andare più gentile, eccetera. Ho visto che l'ho lasciata sola un pomeriggio con un coso e la sera ha detto, ma sai che sono andata qua, mi sono mosso un pochetto, quindi insomma, pian piano sta incominciando ad impratichirsi. È necessario, diciamo così, è utile per un anziano saper muoversi dentro la rete. Ma se noi abbiamo fatto, chiedo scusa, sono un po' raffreddato, ma insomma va bene, mi sentite lo stesso. Esatto. Abbiamo pensato che per quanto riguarda gli anziani, non è più come una volta che uno andava in pensione e poi si riposava e finiva così. Adesso l'anzianità dura molto a lungo e quindi uno non può permettersi di non stare almeno in Sì, parte al questo è anche passo con i vero, tempi. questo è anche vero. E uno di questi stare al passo, a parte l'aggiornamento su tutto che può essere la cultura, la politica e tante altre cose, è il modo di comunicare. Il modo di comunicare che con l'avvento del telefono è cambiato in una prima volta. Con l'avvento evidentemente del computer e delle possibilità di comunicazione a distanza di questo tipo, anche visiva, sicuramente gli anziani ne hanno, ma direi proprio necessità, altrimenti sono tagliati fuori. Allora, io credo che noi abbiamo realizzato nei giorni scorsi anche delle immagini e la regia, quando poi quando le individua, può farle partire tranquillamente. E, come funziona l'iniziativa, insomma? Dunque, l'iniziativa l'abbiamo già sperimentata un paio di anni fa con l'Istituto Nordio. Perché ci siamo messi in moto? Lo stimolo è nato perché 2 anni fa c'è stato l'anno internazionale, l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e del dialogo fra generazioni. E ci è Ecco venuta qua. questa idea di abbinare, che non era forse neanche del tutto nostra, ma si sentiva nell'aria, di abbinare uno studente che sicuramente ha in mano la situazione dal punto di Sì, vista sì. informatico, con un anziano che non ne sa niente o quasi niente. Abbiamo fatto questo primo esperimento con l'Istituto Nordio, è andato benissimo e abbiamo ripreso di nuovo quest'anno, questa volta con l'Istituto De Quindi siete su dalle parti mie in via Ledda. Cantù? No, con l'Istituto De Ledda come studenti, Ah! invece la sala attrezzata ce l'ha messa a disposizione il Ah, Nautico. ho capito, ho capito. E quindi abbiamo coinvolto 2 scuole con la nostra possibilità. Noi abbiamo trovato ovviamente il tecnico che fa il Che ha messo docente a vero e posto, proprio e certo. i tutor sono gli studenti, ogni studente affianca un anziano. Sempre quello studente affianca sempre In linea di quell'anziano. massima sempre quello, però a volte si scambiano, dipende. Quali sono le maggiori, come posso dire, le maggiori difficoltà che un anziano incontra Ma la quando si difficoltà è avvicina? quella iniziale, mamma mia, non ve la faccio, non so, e prima un po' voglio ma non posso, e va incoraggiato perché di fronte a questo schermo si sono messi tutti così sul chi Hanno vive. paura. Ecco, Sì, paura di sbagliare, paura spieghiamo di. anche questo, perché non si sbaglia. Cioè, io so per altri, molti dicono, ah, ma ho paura che ti rovino qualche cosa, eccetera. È importante forse anche spiegare che fondamentalmente, a parte che uno non sia proprio una roba devastante, ma No, non no, si si può rovina, sempre fare trovarci, si ecco. può fare trovare, ma soprattutto non è una cosa che, come posso dire,
Secondo me molti sono rimasti scottati, diciamola così, da per esempio, non so, le videocassette che se pigiavi un tasto sbagliato rovinavi tutto quanto, le audiocassette uguali, eccetera. Non è più così. Insomma, noi abbiamo incoraggiato queste persone, si sono presentate, quando è apparso sul piccolo, un strafiletto piccolo così, immediatamente il telefono si è messo in moto e c'era tantissima gente che però aveva già preso mano, e quelli li hanno tutti scartati. E gli altri però, ma va ben per me, va ben, sì, va bene, facciamo proprio questo, A, B, C, cominciamo, questo si chiama PC, questo è il mouse, che vuol dire topo, che vuol dire perché ha la coda, proprio zero. Sì, proprio ma allora la dici che può, sì, la vieni tranquilla, e direi che dopo le prime due volte, già sì. Sì, poi l'affinità con i giovani, questo che sono stati che questo bravissimi sia. I giovani, guarda, sono, noi sempre diciamo i giovani là, no, però in queste situazioni, quando vengono veramente responsabilizzati, hanno una resa, mi passi il termine resa, estremamente positiva. Ma vedete, adesso io non vorrei, poi dopo torno subito, però questa è una cosa che veramente io non sopporto. Non si può, come abbiamo discusso prima con... Non si può a due mesi dall'esame di maturità non fargli sapere che tipo di prova sarà la loro seconda prova di maturità. Non è, questa è una generazione di giovani fantastici, perché basta parlare con loro e capisci che anche grazie alla rete eccetera si interessano di tutto, non possiamo lasciarli allo sbando senza un minimo di considerazione nei loro confronti. Come si fa a uno che tra due mesi deve affrontare la prova più importante della sua vita fino a quel momento, cioè l'esame di maturità, e questo non sa che tipo di esame di maturità andrà a fare, ma non ha una roba che non sta. In altri paesi sarebbero già in piazza a spaccare i vetri, ma santo paradiso. No, è stato bello anche che gli anziani hanno visto che i giovani sono veramente disponibili, e quindi anche gli anziani si sono... così rinfrancati dal punto di vista dell'ottimismo verso una società che apparentemente è sempre negativa. Ma li fate arrivare fino su YouTube o dove arriva, diciamo così, il corso? Ma il corso arriva, sono 8 lezioni di 2 ore ciascuna, quindi 16 ore, insomma, non è poco. Abbastanza. Cominciano da zero e arrivano al fatto di poter comunicare via mail, di fare i loro file, inserire la cartella, mettere le fotografie dentro, quelle cose. Ma è vero che la chiave per far interessare un anziano alla rete, eccetera, è proprio la possibilità di vedere le immagini, non so, dei parenti che stanno e addirittura chi si azzarda a debuttare su Skype poter parlare. Sì, allora questa è la loro aspirazione, chi ha parenti all'estero, per esempio. Allora dico, bellissimo, potrò parlare con mio figlio, vedrò mio nipote, tutto questo. Sicuramente questo. Poi quando è stato spiegato come si può accedere al giornale, al quotidiano. Come matti, ognuno il suo che guardava il suo quotidiano ce lo andava a cercare. E questo... è bene, perché allora non è la passività dell'anziano di fronte alla televisione che poi magari si addormenta, anche se i programmi a volte televisivi sono qualitativamente anche elevati molto spesso, però qui è attivo, deve attivarsi, deve lui fare la ricerca, è un'enciclopedia infinita. Uno ha la passione, che ne so, dei fiori, quell'altro ha una malattia che non ha capito bene i termini medici, se li va a cercare e diventa attivo, si istruisce e gestisce meglio se stesso anche dal punto di vista della partecipazione a quella che è la vita culturale e sociale, ma anche la sua salute, comincia a capire meglio quando parla col suo medico, almeno qualche parola in più, qualche aggettivo in più riesce a esprimerlo. C'è un altro aspetto che magari ci aiuta, usciamo un pochettino dall'esperimento ed entriamo invece a parlare della vita di tutti i giorni delle persone anziane. E c'è un aspetto, voglio dire, che si sta affermando pian pianino anche nel nostro paese, ma noi siamo buoni ultimi in questo tipo di cose. Cioè, sempre più spesso si va verso una spersonalizzazione di alcuni servizi, no? Cioè, all'altro capo del filo, se tu chiami... la Telecom piuttosto che Acega SPS, c'è sempre un risponditore premi automatico, premi 1, premi 2, premi 3, eccetera. Nei supermercati, in alcuni supermercati
l'ho visto anche a Trieste, in alcuni supermercati c'è la cassa automatica che viene utilizzata in genere per saltare le code, delle volte funziona, delle volte non funziona. A Londra, per esempio, ci sono supermercati dove non c'è il cassiere, dove tutti quanti debbono pagare gratuitamente. Anche qui abbiamo anche qui. Ma però ci sono magari anche delle casse. Sì, a Londra, tutte e due, no? A Parigi, per esempio, quando si va al cinema non c'è più la cassiera dietro il cinema, c'è un totem e tu devo dire, lì vedi anche persone di una certa età che hanno dimestichezza con questo tipo di cose, eccetera, e lo fanno senza grossi problemi. Da noi questo non è così spinta come cosa, però è palese che quello che prima o dopo ci si arriva. Allora c'è da chiedersi sempre, ci sono delle persone anziane che riescono a muoversi in questo mondo nuovo che gli si prospetta senza grossi problemi? Ci sono, fra l'altro, anche delle persone non anziane che invece non riescono non hanno dimestichezza con questo tipo di cose, anche se magari hanno 50 o 40 anni, non occorre averne oltre i 70 per non avere dimestichezza. Questo momento molto particolare, come si riflette nella vita dell'anziano di tutti i giorni? Ma secondo me l'anziano deve avere, ha sicuramente questo timore di affidarsi alle grosse novità, sì. Perché il timore di sbagliare, a nessuno piace essere sconfitto anche in una stupidata qualunque, e quindi bisogna sicuramente essere accompagnati, così come sono accompagnati in questo contesto anche per affidarsi alle casse automatiche o ai biglietti ferroviari. Non è che la prima volta uno va lì, non può stare lì mezz'ora davanti alla macchina a studiare, grattarsi la pera come funziona. È bene che ci sia qualcuno anche. E allora ecco qua che parte il discorso dei collegamenti generazionali. Perché noi siamo, almeno la mia generazione ultimamente, questi ultimi decenni, si è separata generazione per generazione. Ci sono i giovani, quelli di mezz'età sono di mezz'età, i vecchi sono i vecchi, sì, fino a qualche anno fa era così. Adesso comincia a non essere più così. Vorrei introdurre un discorso, se mi permette, prendo in mano. Allora, noi ci siamo messi su questo campo, così come nel campo dell'alimentazione, eccetera, perché vorremmo in qualche maniera partecipare a un processo di cambiamento sociale fortissimo che è in atto, che è il baricentro della vita dell'uomo, che si sposta più verso la terza età che non sulla cosiddetta seconda età. Mm. Cioè gli anziani sono tantissimi, a Trieste sono 60 e passa mila di età superiore ai 65 anni. Siccome durano a lungo, abbiamo 143 centenari, è evidente che una percentuale è ai limiti dell'età ed è non autosufficiente, non è in grado, però la maggioranza di questo gruppo di anziani è ancora valida ed è una risorsa che non viene utilizzata. Come potremmo mettere in moto un processo per cui questa risorsa grossissima di esperienze, di tempo, di capacità, di presenza, si mette in moto un po' da sola, perché i nonni sono impegnati, perché uno è malato, il coniuge lo aiuta, e tante cose sicuramente, però proprio socialmente parlando l'anzianità dovrebbe essere vissuta come una risorsa sociale da mettere in moto, da farla camminare. È un discorso difficile, perché se fai un lavoro lo porti via ai giovani, è sì, chiaro questo. E sicuramente questa è la base di partenza che non deve essere utilizzata come tale, però sicuramente questa forza che è latente va utilizzata. C'è stata una legge regionale adesso ultimamente in novembre uscita, invecchiamento attivo. E su questa legge vorremmo, non noi non siamo insomma troppo piccoli per realizzare da soli, ma vorremmo trovare il modo di collegarci a tante altre associazioni e alle istituzioni, perché questi buoni propositi che la legge mette in movimento si realizzano davvero, che non siano soltanto dei buoni propositi. Qui, non so per esempio se voi come televisione potreste mettere in moto una rubrica che dice una tavola rotonda fra studente, anziano, politico, sindacalista, professore di scuola, sì, qualche cosa che dice come noi socialmente riusciamo a creare del benessere
senza per questo spendere una quantità di soldi enorme che normalmente non ci sono. Ci sono dei modelli a cui guardare in giro per il mondo, intendo? Nei paesi del nord del qualcosa nord, c'è, là, sì, no? Non so, anche qui un piccolo modello, sul giornale di poche settimane fa ho letto che c'era un gruppo di persone che si è messo a curare il verde, o per far pulizia dei giardini pubblici, da soli. Poi il comune ha messo in moto anche un processo di fornire gli attrezzi se qualcuno volontariamente può occuparsi dei giardini pubblici, quindi del verde. Sì, noi siamo molto diffidenti come italiani, no? C'è uno sfruttamento, però bisogna che la cultura capisca che la città è nostra, è il benessere della città, è di tutti noi, anche di chi tutto sommato ha finito di lavorare ma può dare qualche cosa. Il nome Paletta è un esempio molto banale, però insomma io sul nonno Paletta devo dire la verità, sa cos'è, tanto per ridere, secondo me quando tu dai in mano a un italiano una paletta, un fischio e basta, è finita. Di dare in mano qualcosa no, per amor di Dio. No, però veramente se fosse possibile noi ci tentiamo, okay, è uno scopo secondario per noi, resta che il principale è quello di assistenza domiciliare, ecco, su questo non infatti, si discute così. È bello perché oggi che è venerdì, che sono un po' stanco, sono gli ospiti che mi conducono perché appunto spieghiamo che cosa fa l'associazione dei Banfield. L'associazione dei Banfield ormai da 27 anni è stata messa in moto dagli eredi del barone de Banfield, che è morto a casa, assistito, e quindi loro gli eredi hanno messo a disposizione, hanno creato questa associazione mettendo a disposizione. La cosa principale quindi di questa assistenza domiciliare, che è immediata, non, l'assistenza domiciliare degli enti pubblici, comuni in particolare, sicuramente è abbastanza avanzata a Trieste, abbastanza, però non ha quell'immediatezza che può avere un'associazione. Per tutta una serie di cose. Insomma. Anche perché spesso uno si perde nei meandri della burocrazia, quindi diamo assistenza a chi viene, che può essere un figlio, un amico, un coniuge, ho il problema di un ictus, ho un problema, me l'hanno mandato a casa, non so come fare, cosa devo fare. Allora viene preso in carico dall'associazione, incanalato diciamo in una certa assistenza che permette nei primi tempi, nelle prime settimane, a mettere in qualche maniera a proprio agio la famiglia o comunque il contesto, certo, in cui dove è successo questo inghippo. Abbiamo gli ausili che vengono ceduti immediatamente. Poi lentamente si tenta di incanalare tutto nel processo pubblico, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista assistenziale. Quindi è un doppio aiuto, nel senso. È un doppio aiuto e poi dobbiamo tenere presente anche che capita spesso anche c'è l'anziano che non ha, è proprio solo. Sì. Non ha nessuno, sì. E proprio per segnalazione di un vicino si viene a sapere, sicuramente anche qui interviene l'ente pubblico, però l'anziano solo è povero, non ha mezzi per potersi farsi assistere anche su questioni banali di propria, certo, di sopravvivenza, per esempio l'alimentazione. Chi controlla se un anziano solo si alimenta regolarmente, prende regolarmente le medicine, non le sbaglia? Quindi bisogna assisterlo veramente quotidianamente. Non è facile. E qui parte anche il discorso del volontariato. C'è molto volontariato anche da noi, che per quello che è possibile per un volontario assistere un anziano, perché ci sono dei limiti, uno non può fare assolutamente niente che non è di competenza professionale. Ah beh, certo, sì. E quindi questo volontariato fa in qualche maniera l'assistenza domiciliare, vedendo che l'anziano possa progredire nel limite del possibile su un binario di non peggiorare la sua situazione. Mi sembra anche che, e questo probabilmente è un altro aspetto del lavoro dell'associazione, che voi vi occupate anche di chi invece è colpito per esempio da malattie invalidanti come Alzheimer e demenza senile. Sì. Anche l'Alzheimer, anche se non è anziano, è comunque diventa un non autosufficiente. Conosco. Con un peso non indifferente in famiglia, quindi cosa parallela e non marginale, integrativa. Di quella, è occuparsi di chi si occupa. Ah certo, sì. I cosiddetti caregiver. I caregiver, sì. No. Che si occupano perché appunto coniuge, fratello, sorella, figlio,
però è pesante, nel caso dell'Alzheimer per esempio è pesantissimo, allora c'è bisogno ogni tanto di prendere fiato. E quindi noi facciamo delle attività, anche con una certa regolarità, di sostegno ai caregivers. Okay. Si può contribuire all'associazione? Io vedo che molti offrono anche, come si dice, contributi elargizioni. Eccetera, elargizioni. Sì, 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 beh, senz'altro, sì, sì. 5 per 1000 adesso è il momento adesso. E quindi noi viviamo di questo, abbiamo dei contributi dalle fondazioni, che hanno come scopo la sì. beneficenza, e quindi noi portiamo dei progetti e vengono valutati e vengono in qualche maniera sostenuti. Abbiamo il centro del volontariato, che ha anche una sua possibilità, sia pur minima, di sostenere dei progetti. Ci sono le elargizioni, ci sono la beneficenza vera e propria, i lasciti, l'eredità, per esempio la nostra sede dove siamo adesso è un lascito che abbiamo avuto in via Filzi 21/1 sopra la birreria Forst. Ah, ho capito, perché una volta eravate in via delle Zudecche, adesso abbiamo il problema di dover ampliare, perché abbiamo anche delle attività che facciamo in sede, per cui c'è bisogno un po' di spazi dove siamo un po' strettini, ecco. Perché abbiamo i volontari che si trovano con regolarità, abbiamo un gruppo che si occupa di fare del lavoro un po' artigianale da proporre su banchetti quando sono le attività, per sostegno della situazione. Sì. Qual è, per chi lavora con l'associazione De Banfid, il momento più che dà... Sì, si può fare come domanda, che dà maggiore soddisfazione, cioè la posto che uno si ponga il problema, no? Perché poi dopo uno quando aiuta e basta, eccetera. Però immagino che si arrivi a un momento in cui anche chi aiuta ha bisogno di vedere che il proprio lavoro è riconosciuto. Chi aiuta, la sua gratificazione è di tipo, chiamiamolo, affettivo in un certo senso. Quando tu aiuti una persona, se non riesci a instaurare un buon rapporto con questa persona è intanto un po' diffidente, perché io che sto male, sì, ho un'invidia per te che stai bene intanto, no? Ecco. E se invece si riesce a mettersi ad avere quell'empatia, come si usa dire, che si riscontra la gratitudine, ma una gratitudine partecipativa di chi usufruisce di questo servizio, beh, questa è la gratificazione migliore che puoi avere, non c'è altra gratificazione. Certo, puoi dire anche che spendi bene la tua vita, ma questo è uno stile di vita, una scelta che uno fa come volontario. Questo sì, se sì. è per professione, ma anche per professione vale il discorso, se c'è un buon rapporto umano. Difatti abbiamo fatto un periodo, una grossa attività, insistendo sull'umanizzazione delle cure mediche. Questo qualche anno fa, lo seguiva il professor Nordio a suo tempo. E anche una delle cose che si tratta di capire e inventare da parte nostra come associazione di volontariato, tutte comprese, una proposta di dare dei servizi in maniera più umana e non burocratica. Siamo in chiusura. Allora volevo dire che ci sono stati l'altra volta, che facevo vedere la prima pagina, adesso è uscito questo nostro numero speciale per la legge numero 22 che parlavamo prima, e lancio un appello a tutti, a voi come informatori e ai nostri che si occupano delle stesse cose di cui ci occupiamo noi, e ai politici. Mettiamo in moto, quanto abbiamo anche scritto qui dentro, mettiamo in moto un processo in cui questa città, che ha tanti anziani, possa essere una città pilota nel campo di un utilizzo migliore e possibilmente anche attivo dell'anzianità come risorsa sociale. Come risorsa. Se vuole, è che per un po', perché anche l'altra volta abbiamo fatto vedere una vignetta qui un po' più difficile da... Vedete che c'è, si intravede, si spera, insomma, diciamo, forse così va meglio, insomma, c'è un ragazzino con poi vicino un anziano vestito da ragazzino. Il ragazzino dice: va bene che ti ho insegnato ad utilizzare internet, eccetera, ma non è che devi per forza vestirti come me. Insomma, sì, grazie a Maran questa. Di Maran, avevo visto, sì. Allora, grazie a Claudio Mitri per essere grazie stato. Grazie a voi. Complimenti per le iniziative, buon lavoro. Se poi prenderete anche voi delle iniziative, noi siamo sempre disponibili. Vediamo come fare. Fermo. Un cartello qua e tutto. Mica è così. Allora, adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi avremo ospite, e per me sarà una specie di viaggio down memory
Lane, come si dice, avremo ospite il professor Marco Fernandelli dell'Università di Trieste, con il quale parliamo di un altro progetto che mette in contatto proprio scuola e Ateneo. Ci vediamo tra un paio di minuti dopo la pubblicità. Ultima parte di Trieste in diretta, sono in compagnia del professor Marco Fernandelli, docente di lingua e letteratura latina all'Università di Trieste presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Ecco, ho detto bene. Allora, diciamo subito, io ho fatto il Dante, Fernandelli ha fatto il Petrarca, chiudiamo subito questa cosa, che sennò prima o dopo sarebbe emersa, come sempre, quando si ha a che fare con me. Ma con il professor Fernandelli parliamo del progetto, adesso si dovrebbe dire Dictinna, se ricordo bene. Correttamente, correttamente. Che poi è il nome cretese di Diana. E più precisamente è il nome che riceve una ninfa che si chiama Britomarti, ninfa del corteggio di Artemide e Diana, che rincorsa da Minosse, si getta da una rupe in mare e viene salvata dalle reti dei pescatori. Prende da questo momento in poi il nome Dictinna, che significa appunto rete. Successivamente, nelle arti figurative, questa ninfa è effettivamente identificata con Diana Artemide. Perché si scappava da Minos? Meglio dire, meglio usare eufemismi, insomma, diciamo, omissis. Allora, il progetto, diciamo così, mette in contatto, adesso poi correggimi se sono troppo generalista, mette in contatto università e scuola. Sì, si tratta proprio di questo. La rete ha una valenza duplice, appunto perché mette in relazione due ambiti della formazione, cioè scuola secondaria superiore e università, e perché aspira a instaurare un dialogo tra ambito disciplinare scientifico-matematico e ambito disciplinare umanistico. Questo è il senso della rete. Si tratta di una iniziativa che è stata promossa dal servizio orientamento dell'Università di Trieste in cooperazione con l'ufficio scolastico regionale e ha coinvolto alcuni licei cittadini e più specificamente l'Oberdan, il Galilei, il Carducci Dante e il Petrarca. I quattro, diciamo adesso, non per i quattro quelli a cui si pensa quando si pensa al liceo, ecco, insomma, per Trieste. Insomma. Sì, sarebbe meglio non metterla così. Ecco, insomma, ecco, diciamo che queste quattro scuole hanno partecipato a queste iniziative. Come si sono poi, come si è concretizzata poi l'iniziativa? L'iniziativa si è sviluppata in tre tempi. Innanzitutto ogni percorso ha visto una serie di lezioni tematiche che hanno avuto per argomento, nel caso del percorso umanistico, il tema del racconto, più specificamente forme, poteri e problemi del racconto, mentre per l'ambito scientifico-matematico si è trattato di una offerta più variegata, non monotematica, diciamo. Ecco. Quindi, dapprima lezioni, 5, poi due incontri laboratoriali che hanno visto la cooperazione di docenti universitari e docenti dei licei. Ogni liceo ha nominato una sua referente, sia per l'ambito disciplinare umanistico che per l'ambito disciplinare scientifico. Abbiamo appunto cooperato con gli studenti e con i docenti dei licei e alla fine gli studenti, sulla base delle lezioni e in conseguenza dei laboratori, hanno elaborato un loro prodotto che è stato presentato in una grande manifestazione che si è tenuta il primo di aprile all'Università di Trieste, inaugurata da varie autorità, una manifestazione che ha visto una
partecipazione veramente cospicua di pubblico, pubblico costituito per lo più dagli studenti del penultimo anno di scuola dei quattro licei coinvolti. E gli studenti complessivamente impegnati nel progetto di Ctina sono stati un'ottantina. Ho capito. E hanno approfittato, insomma, ecco, diciamo di questa iniziativa anche per preparare i materiali che sono utili per le loro, diciamo così, tesine di maturità, per esprimersi in modo più comprensibile. Cosa voglio dire? I quinte? Studenti delle quinte? Quinte, diciamo dell'ultimo anno di liceo. Dell'ultimo, sì, anno di liceo. Dell'ultimo anno di liceo. Quanto è importante? Dunque, molto spesso quando noi ci occupiamo di questo tipo di iniziative, lo facciamo partendo anche da quella che è l'esperienza delle scuole, no? Anche perché, voglio dire, si comprende meglio l'esigenza di una scuola di partecipare a iniziative di orientamento post-scolastico per consigliare in qualche modo meglio gli studenti dove andare, eccetera. L'interesse dell'Ateneo su questo tipo di iniziative, qual è? Dire catturare studenti mi sembrerebbe addirittura così. Fin troppo attuale. Sì, ma poi... sì. Dovresti venire ogni tanto a condurre certi programmi, che non sarebbe male. Però mi sembrerebbe fin troppo facile da dire. Però qual è proprio? Facciamo una domanda in termini brutali. A cosa serve all'università un'iniziativa di questo genere? Dunque, parto prima dall'aspetto più semplice da descrivere. Uno dei problemi che affliggono le università italiane è il problema dell'abbandono. L'abbandono, sì. L'abbandono è spesso una conseguenza di cattiva scelta. La cattiva scelta è conseguenza di cattiva informazione. Il lavoro del servizio orientamento si è molto potenziato negli ultimi anni, in particolare, insomma, dopo che è diventato rettore professor Fermeglia, si sono istituite diverse iniziative che hanno portato a un perfezionamento, a un consolidamento, ecco, insomma, di questo lavoro. L'orientamento ha studiato appunto i processi di scelta che determinano effettivamente la costituzione, così diciamo, della platea, ecco, sì, degli studenti dell'Ateneo di Trieste, e abbiamo verificato che in effetti le scelte si consumano, insomma, negli ultimi mesi proprio dell'anno scolastico, per lo più. Per cui più noi dialoghiamo e prima dialoghiamo con gli studenti dei licei e più informazione diamo loro, e questo è un aspetto della cosa. L'altro e più, secondo me, interessante aspetto è invece il fatto che gli studenti rappresentano, i giovani, insomma, rappresentano la società e rappresentano dunque lo sviluppo, il movimento, il cambiamento della società. Secondo me l'università italiana è molto, molto indietro per quanto riguarda la conoscenza di quello che loro vogliono in pratica. Del processo formativo, sì, degli studenti di scuola secondaria superiore. Noi abbiamo avuto in questo caso una occasione di formare noi stessi anche come insegnanti. Sarebbe stata la domanda successiva. Sì, sì. Formare noi stessi come insegnanti in una duplice chiave. Innanzitutto, appunto, conoscere i nostri interlocutori per tempo. Conoscere il lavoro degli insegnanti di liceo per tempo. E tentare tra noi, cioè tra noi docenti di Dipartimento di Studi Umanistici, per quanto riguarda la mia personale esperienza, sviluppare sperimentazione per quanto riguarda il nostro lavoro interdisciplinare, cioè la nostra proposta interdisciplinare. Noi siamo un dipartimento molto consistente da un punto di vista numerico, un dipartimento che raduna una sterminata quantità di competenze, di esperienze. Anche perché, diciamo, dette in soldoni, sono due grosse facoltà che sono state fuse nel dipartimento. Esattamente.
abbiamo circa un centinaio di docenti, per cui dobbiamo ancora effettivamente esplorare molte possibilità di cooperazione, di lavoro di ricerca condiviso e naturalmente anche esperienze di didattica condivisa. Sì. E questo è stato uno dei primi esperimenti che sono stati fatti in modo molto strutturato e su larga scala. Ma chiedo una cosa, tu hai detto, no, serve a noi questo tipo di cosa anche per calibrarci sulla base di quelli che potrebbero essere i nostri studenti del futuro. Un tempo, no? Adesso si poteva immaginare, diciamo così, come ti arrivavano determinati studenti, no? Nel senso, vado ai tempi nostri, insomma. C'era magari, non so, il blocco che arrivava dal Dante e arrivava in un certo modo, il blocco che arrivava dal Petrarca arrivava in un certo modo, anche perché magari c'erano parecchi insegnanti che sedimentavano in una scuola, no? Il Dante degli anni 70-80 era il Dante di Tagliaferro per le materie umanistiche, eccetera. Con il fatto che adesso un insegnante non sa mai se e come porterà le proprie classi alla fine del percorso scolastico, no? Si percepisce una certa frammentarietà o discontinuità nell'insegnamento quando arrivano in università, oppure gli ambiti sono totalmente distinti che non è possibile fare un discorso di questo genere? Questa è una domanda molto impegnativa e non credo che si possa mettere la questione in questi termini, che sono termini che rappresentano la tua e la mia esperienza, sì, di apprendimento in una società per certi versi più complessa, per altri versi più semplice. Non c'è dubbio che noi docenti universitari siamo poco informati sul processo di cambiamento della scuola. La scuola italiana sta in questo momento sperimentando con forza nella direzione di una didattica che si chiama didattica delle competenze. Intendendo con questa locuzione distinguere competenze da conoscenze. Diciamo che si tratta di una didattica purtroppo ancora una volta di ispirazione non nostra, cioè derivata, ecco, sì, derivata da altri sistemi educativi, che mira di più a premiare lo sviluppo di capacità, diciamo così, convertibili di volta in volta in diversi ambiti di applicazione, che non la costituzione di una cultura organica. Cioè, saper affrontare un problema piuttosto che conoscere la storia dell'arte, la storia della letteratura, ecco, oppure di evolvere abilità di traduzione, per modo di dire. No, si tratta adesso di sviluppare il più possibile abilità universali che si dovrebbero effettivamente concretizzare una volta che il soggetto è posto di fronte a un problema oppure una comunità di soggetti, perché questo tipo di didattica premia molto il lavoro d'equipe. Ho capito. È un modo completamente diverso di lavorare rispetto a quello che abbiamo sperimentato noi e che non ha in questo momento ancora effettivamente attecchito. Né io so, a dire il vero, quale opinione nutrire su questo cambiamento, però mi fido, devo fidarmi del fatto che si tratti di una idea che è maturata a confronto diretto con la realtà sociale, che sì, è molto cambiata rispetto a quella dei nostri tempi. A tempo fa. Senti Marco, quando si parla di università e ricerca, no? È facile anche... è intuibile che il grande pubblico, insomma l'opinione pubblica, pensi, vada subito a pensare alle facoltà scientifiche, ai dipartimenti scientifici, insomma, sì, no? Certo. Ma dove invece poi dopo ci si sorprende sempre quando magari si parla di qualche
di ricerche condotte dalle facoltà, dai dipartimenti umanistici. No? Credo non più tardi di un mesetto fa, e noi abbiamo avuto anche ospite uno dei ricercatori che peraltro si è laureato in archeologia a Trieste. Insomma, la scoperta della posizione più corretta del primo accampamento romano a Trieste, eccetera, è qualche cosa che è stata realizzata con l'egida dei dipartimenti umanistici dell'università. È logico che quando uno sente ricerca pensa appunto a medicine, strumentazioni, eccetera, eccetera. Però anche le discipline umanistiche fanno ricerca. Forse sono ambiti più, come dire, più ristretti per quanto riguarda chi ne usufruisce, però forse è un concetto sul quale sarebbe da intervenire un pochettino, insomma. Sì, nella cultura comune l'idea di ricerca è spontaneamente associata all'idea di disciplina scientifica e di scienza sperimentale. Non c'è dubbio che nel nostro dibattito pubblico c'è poco spazio, ecco, per capire meglio quali possono essere le direzioni, i temi e gli stati della ricerca nel campo delle discipline umanistiche. Diciamo che noi capiamo bene che cosa è ricerca quando capiamo bene che cosa è problema. È problema, sì. I problemi che si pone la medicina o che si pone la biologia o che si pone l'ingegneria, non dico la matematica e la fisica perché sono discipline che hanno una, così diciamo, valenza teoria non direttamente afferrabile dalla cultura comune. Dicevo, però i problemi della medicina, i problemi della biologia, i problemi appunto dell'ingegneria e tanti altri sono direttamente alla portata del cittadino perché li vive. Sì, sì. Li vive. Dove c'è problema ci deve essere ricerca della soluzione del problema e scoperta della soluzione del problema. Quindi tutto il lessico di base, ecco, mm-hmm. che identifica l'attività della ricerca è facilmente, così diciamo, attivo nel momento in cui noi parliamo di un problema che colleghiamo con un nostro bisogno. Certo. Il fatto è naturalmente che anche nel campo della vita umana, intesa in senso di vita cosciente, vita etica, vita di relazione e, diciamo così, ruolo della memoria, in tutti questi ambiti noi abbiamo bisogno di un grado di riflessione e problematizzazione che non è ordinario, che non rappresenta l'esperienza diretta, direttamente vissuta. Tutti questi campi hanno una storia di studi naturalmente molto profonda e tutte le volte che, in effetti, noi ci poniamo la questione, sì, ma a che punto siamo? Cioè, poniamo una domanda culturale anche intorno a una conquista della scienza o intorno a una conquista della, diciamo così, vita sociale o a un problema della vita sociale, noi ci proviamo un problema di natura umanistica. Sì. E abbiamo bisogno di dare una adeguata risposta in questi termini. Naturalmente per chi pensa all'archeologia o forse anche per chi pensa alla storia, poiché il concetto di scoperta anche lì è abbastanza a portata di mano, archeologia e storia possono apparire direttamente come scienze. Sì, sì. La filologia forse anche in quanto scienza della conservazione di un bene può apparire facilmente come una scienza, ma altre discipline come... Beh, già storia dell'arte, per dire la verità. La storia dell'arte, lo studio della filosofia, lo studio delle letterature, non stenta a apparire al cittadino come un campo in cui si possa esercitare un sapere disciplinato, insomma, sì, ecco, sì, e storicamente determinato. C'era un'altra domanda che adesso mi è sfuggita, ma va bene, perché ascoltavo e non ho preso i dovuti appunti. Dictin ritorna, è possibile che il prossimo anno venga ripresa sulla base anche dei numeri di quest'anno? Come vi muovereste? Noi dobbiamo ancora fare un bilancio del nostro lavoro. Una componente fondamentale di questo bilancio
sarà costituita dalle risposte che gli studenti stessi daranno a questa iniziativa. Noi abbiamo bisogno di un feedback derivante appunto da chi ha vissuto in prima persona questa esperienza. Ci sono stati dei problemi di collocazione calendariale che devono essere senz'altro risolti. Ci sono state delle lacune, ecco, insomma, ecco, nella realizzazione del progetto, ma era la prima puntata e quindi ovviamente non si può pretendere di essere esenti da difetti. Tutte le componenti che sono state impegnate in questo progetto auspicano in realtà che possa andare avanti, perché la sua grande novità è naturalmente questo intreccio di scienze matematica e discipline umanistiche. Speriamo effettivamente in una città come questa, che ha una profondissima e nobilissima tradizione di studi in entrambi i campi, sì. Speriamo davvero appunto di poter arrivare a una sintesi sempre più accurata, sempre più efficace, sempre più coinvolgente, ma dobbiamo ancora studiare le modalità per realizzarlo. Nel frattempo mi è venuta in mente la domanda di prima. No, che poi è, in realtà è molto semplice. Che cosa significa insegnare? Non è proprio una domanda così semplice. Non è proprio una domanda così semplice. Insegnare è una pratica di trasmissione di sapere che funziona soltanto se chi trasmette questo sapere e chi riceve questo sapere sono effettivamente presenti in questo scambio come persone intere. Altrimenti non succede niente. Una cosa interessante, che è meno credo nota ai più, è il fatto che la parola università significa, lo leggo, lo dico con la pronuncia filologica latina, societas discipulorum et magistrorum. Università nel senso di società di chi apprende e di chi insegna. Senza una di queste due componenti non c'è l'università. Questo significava universitas quando la parola fu coniata intorno alla metà del XII secolo dopo Cristo. E quindi sì, hai risposto. Laddove invece no, volevo chiedere, perché per un paio d'anni sono io che manco gli appuntamenti con la Summer School. Sì. Si può già anticipare qualcosa? Ci sarà anche quest'anno? Perché? Speriamo di sì, stiamo lavorando per farla esistere, sarebbe la 14ª edizione. Ogni anno è più difficile, perché è difficile reperire risorse. Siamo sempre là. E anche perché la quantità di lavoro che è in essere è sempre più impegnativa per tutte le componenti coinvolte. Però noi siamo molto affezionati a questa tradizione e vogliamo mandarla avanti. E la fate sempre però nel periodo in cui io sono in ferie, sono io che dovrei spostare le ferie. Cerchiamo allora di farla quando tu sei in ferie, da 14 anni. Sì, puntuali, e poi vado sempre in ferie, più o meno in luoghi che anche tu frequenti o hai frequentato, perché insomma Gran Bretagna, sì, eccetera, quindi sono doppiamente colpevole di cosa. Allora, dunque, ultimissima domanda, non c'entra niente con questo, ti appassioni sempre di teatro, di lirica, eccetera, oppure... Sono un po' in flessione, confesso. Questo è un po' preoccupante, perché anche un altro amico mio che più o meno era ai tuoi stessi livelli è un po' in flessione, per dire la verità. Io sono in flessione per difetto di energia, perché sono un po' troppo provato alla fine della giornata. Credo che anche lui, sì, per altre cose, ma insomma... No, perché sennò vabbè, non abbiamo tempo nemmeno per coinvolgerti, ma insomma... Di solito tu mi chiedi che film ho visto, però. Ma è perché là invece sono io invece ultimamente ad essere, diciamo così, in un periodo di stanca di, sì, cinema, da dove mi sto specializzando in serie televisive. Ah, okay. Infatti adesso mi sto dividendo fra House of Cards e Il Trono di Spade. Invece l'ultimo film che hai visto? L'ho visto ieri, La famiglia Bélier. Com'è? Molto bello. Mi hanno detto un mio compagno di classe che vive a Roma e con cui ho parlato, mi ha detto la stessa cosa, insomma. È un film per il quale non occorrono nemmeno le lingue originali, ma questa è una cattiveria. Sono andato apposta per essere preparato oggi a questa domanda, sì.
E giustamente l'hai sollecitata per chiudere. Allora io ringrazio Marco Fernandelli per essere stato nostro ospite, buon lavoro, buon proseguimento, vediamo di anticiperemo al massimo allora la Summer School perché me ne posso occupare io. Grazie, noi ci vediamo, grazie. Grazie Umberto. Noi ci vediamo domani, accidenti. Noi ci vediamo lunedì, una puntata speciale di Pasquetta, sempre alle 18. Il telegiornale questa sera lo conduce Marco Stabile. Vi ricordo alle 21 c'è la puntata di Ring, all'interno della quale c'è una lunga intervista con l'arcivescovo Crepaldi. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata e buona Pasqua. Buona serata.